Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Lidrisione. A cosa serve? Lidrisione è un parafarmaco appartenente alla categoria degli colliri e prodotti oftalmici vari. È commercializzato in Italia dall'azienda Nuova Pharmaion SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Nuova Pharmaion SRL. Concessionario: Nuova Pharmaion SRL. Categoria di appartenenza: colliri e prodotti oftalmici vari. Confezioni: Lidrisione schiuma 50 ml. Indicazioni: Lidrisione a marchio registrato schiuma ha una formulazione in schiuma per la detersione delle palpebre. Indicato nell'igiene quotidiana per la rimozione delle secrezioni oculari a livello di palpebre e ciglia. Adatto anche in caso di secchezza oculare. Modalità d'uso: chiudere gli occhi e massaggiare palpebre e ciglia con la schiuma. Non aprire gli occhi durante l'applicazione. Lasciare la schiuma in posa per circa 60-80 secondi e sciacquare con acqua tiepida. Utilizzare 2 o 3 volte al giorno per un periodo di 7 giorni, in modo da ottenere il massimo dell'efficacia. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore ed umidità, al fine di preservare la durata del prodotto. Si consiglia inoltre di conservare a temperatura non superiore a 25°C. Dopo l'applicazione si consiglia di richiudere sempre bene il tappo. Componenti e ingredienti: acqua, sodium lauryl sarcosinate, pantenol, melaleuca alternifolia alea foil, allantoin, anthemis nobilis flower oil, aloe barbadensis lea fuice powder, boric acid, taurine, parfum, lactic acid, sodium benzoate, potassium sorbate. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.